Ciao amici di Video Ripetizioni, oggi introduco il tutorial caricato dal portale web da Daniele, Venti di Mare, il cui canale YouTube è questo, Uno Lori Mau. Se vuoi caricare anche te tutorial su Video Ripetizioni e sottoporli alla commissione tecnica, è sufficiente che vai su videoripetizioni.com, clicchi su login. Se non sei ancora iscritto, clicchi qua, non possiedi un account. Una volta che accedi a Video Ripetizioni, ti apparirà la voce di menu Upload Video Ripetizioni. Eccola qua, basta che clicchi, è ancora in fase beta, e come vedi puoi scegliere il tuo file e caricarlo, ci stanno tutte le istruzioni. Qual è il vantaggio per te? Il vantaggio è che ti diamo più visibilità, perché il canale Video Ripetizioni ha superato il 1 milione di visualizzazioni, abbiamo quasi 9.000 iscritti, stiamo andando verso i 10.000 iscritti e vi ringrazio uno per uno, e speriamo di dare una mano anche a Daniele, che saluto e ringrazio. Procediamo con il tutorial di Daniele. Attenzione, autovelox con limite di 40. Salve a tutti, voglio farvi vedere con questo tutorial come realizzare degli itinerari per poi salvarli e utilizzarli con il nostro navigatore satellitare. Per fare questo utilizzeremo un programma denominato Taire, troverete il link in descrizione. Lanciate il link del programma. Li troverete in questa schermata. Fate il download della versione basic. La versione base è più che sufficiente per realizzare i nostri itinerari ed è del tutto gratuita. Una volta scaricato il programma, li troverete con un'icona a forma di pneumatico. La lanciate e vi trovate in questo programma. Poniamo di voler creare un itinerario nella città di Roma con la rotellina del mouse. Zoomiamo la mappa fino a portarla ad una dimensione dove si possano leggere i nomi delle vie e andremo a creare il nostro itinerario. Il nostro itinerario avrà un punto di partenza, potrà essere un parcheggio, un albergo, un'area sosta camper, un punto qualsiasi. Poniamo che il nostro punto di partenza sia ad esempio qui. Con il puntatore del mouse faremo clic destro e ci comparirà questa finestrella che ci chiede se il punto che vogliamo inserire è un punto provvisorio o un punto definitivo, nel senso che lo andremo ad inserire immediatamente senza portare alcuna modifica. Comunque vedremo entrambe le opzioni. Iniziamo inserendo questo punto provvisoriamente. Come vedete c'è uno spillo che indica il punto prescelto e la finestra che ci chiede se il nostro punto di partenza denominato via del policlinico lo vogliamo aggiungere all'itinerario. Noi clicchiamo su aggiungere l'itinerario e vediamo che sulla sinistra dei punti di transito, nello spazio riservato ai punti di transito, viene inserito il nostro punto di partenza. La finestra che ci apre ci chiede se lo vogliamo rinominare oppure se ci sta bene così com'è. Se ci sta bene così com'è clicchiamo su OK. Se lo vogliamo rinominare, non facciamo altro che o cancellarlo completamente o aggiungere qualcos'altro, ad esempio via del Policlinico Roma. Cliccheremo su OK e vedremo che anche sulla sinistra quello che abbiamo modificato viene inserito, quindi via del Policlinico Roma. Ok, a questo punto chiudiamo la finestra e andiamo alla ricerca di un altro punto di transito che io adesso andrò ad inserire casualmente. Quindi prima abbiamo visto un nuovo punto di transito con la possibilità, con l'opzione di poterlo modificare. Adesso abbiamo la certezza che questo punto di transito non lo andremo a modificare perché ci sta bene così com'è, perché siamo sicuri che quel punto è il punto esatto, quindi diremo nuovo punto immediatamente. Ed ecco che non ci comparirà più la finestra con la richiesta della modifica, ma verrà inserito direttamente nei punti di transito. Continuiamo, inseriamo un nuovo punto di transito immediatamente, ne inseriamo un altro. Ecco, come vedete, man mano che inseriamo i punti di transito ci viene tracciato il percorso da effettuare. Inseriamo un altro punto di transito, dopodiché torniamo al punto di partenza e
Chiudiamo così il nostro ciclo. Io ho solo a titolo di esempio inserito alcuni punti, ma possiamo continuare, non dico all'infinito, ma possiamo inserire alcune decine di punti di transito. Ci portiamo in prossimità del punto di partenza, faremo ulteriormente clic col tasto destro, nuovo punto immediatamente, questo punto lo trasciniamo sul punto di partenza. Via del policlinico, gli diciamo ok ed ecco creato il nostro itinerario. Quindi avremo una partenza da via del policlinico ed un arrivo a via del policlinico.